sfumato nel finale, eravamo stati bravissimi a fare nel secondo tempo quello che avremmo dovuto fare anche nel primo. Abbiamo ribaltato una partita con un atteggiamento molto molto bello, con grande qualità, con grande voglia di ritornare in gara. Siamo stati bravissimi, peccato per la paura che ci ha attanagliato un po' nel finale di voler ottenere questo successo che ci manca da tanto tempo e che ci ha un attimo inibito. Invece avremmo dovuto continuare ad avere il coraggio che ci ha accompagnato nella ripresa e saremmo usciti con i 3 punti. Siamo stati bravi a riprendere campo e a fare quello che sappiamo fare. Abbiamo creato occasioni da gol, siamo andati in vantaggio e abbiamo legittimato questo vantaggio. Peccato, ripeto, per l'episodio finale. Ma come sempre guardiamo il bicchiere mezzo pieno e la prestazione che abbiamo fatto nel secondo tempo, perché sicuramente è una prestazione che ci fa ben sperare. Proviamo a guardare quello mezzo vuoto invece, 2 gol che sono arrivati da calcio piazzato, sugli sviluppi di calci piazzati per gli avversari. È un aspetto che possiamo fare meglio, soprattutto nel secondo, anche se nel primo sicuramente ci sono cose da poter fare meglio. Quando si prende gol sempre ci sono delle cose da poter migliorare. Peccato, perché mancava veramente poco e avremmo potuto fare un pochino meglio su quel calcio piazzato per portare a casa una vittoria che ci manca. Però le vittorie io credo che si costruiscano, e si costruiscono anche attraverso dei passaggi a vuoto, e noi lo prendiamo come un lato positivo da poter crescere. Ma semplicemente perché Bascia mi ha chiesto il cambio e non aveva più benzina, è stato un cambio forzato, ne avrei fatto sicuramente un altro. Ma al di là del cambio avremmo potuto continuare a tenere l'atteggiamento che ci ha accompagnato nel secondo tempo e sicuramente saremmo stati in grado di portare a casa il successo.